Il Teramo interrompe l'astinenza da trasferta e passa lontano dal Bonolis con un gol per tempo sul campo della Virtus Francavilla, con una prova di grande tenacia e compattezza, soffrendo quando si doveva ma senza mai rinunciare ad attaccare. Rispetto alla gara vinta con la Paganese, Tedino opera una rivoluzione sia come uomini, cambiandone 7 su 11, sia come modulo, poiché passa al 5-3-2. Cristini al centro con Piacentini e Iotti, Florio per Cancellotti, la coppia Cianci-Martignago in avanti. Schieramento speculare a quello della Virtus Francavilla, il cui tecnico Trocini deve rinunciare a diversi elementi tra cui Tiritiello e Vasquez. Peso dell'attacco in sostanza sulle spalle di Leonardo Perez, che si fa notare con una conclusione dopo 4 minuti. È un avvio al piccolo trotto per le due squadre. L'equilibrio si rompe dopo 20 minuti quando i biancorossi usufruiscono di un corner dopo tiro deviato di Florio. Sugli sviluppi, palla al limite, dove Santoro scarica un sinistro violento intercettato con un braccio da Di Cosmo. Costo di Reggio Calabria concede un calcio di rigore che consente a Riccardo Martignago di sbloccare lo score personale e segnare il primo gol in maglia Teramo. I biancorossi vogliono approfittare dello sbandamento dei padroni di casa e alla mezz'ora troverebbero il secondo gol quando Cianci si avventa e forse sfiora una punizione di Costa Ferreira, ma la rete è annullata per fuorigioco del centravanti. Sul ribaltamento di fronte è Sbilenco il diagonale di Puntoriere. La Virtus Francavilla fa fatica contro l'attenta fase difensiva del Teramo e si fa vedere negli ultimi minuti, in particolare con un rasoterra potente di Perez disinnescato da Tomei. Ad inizio di ripresa Tedino inserisce subito Magnaghi al posto di Cianci ed il Teramo si fa vedere dopo 70 secondi con un fendente di Costa Ferreira corretto in corner dall'omonimo Costa, che deve ripetersi all'ottavo sul calcio piazzato insidioso di Arrigoni. La Virtus risponde dopo un paio di minuti, ancora una punizione che l'ex lancianese Nunzella va a stampare contro il palo. Tomei invece si esalta al 18esimo, torre di Perez per Bovo che accorre sul secondo palo ma trova la strada sbarrata dall'estremo teramano in gran giornata. La pressione della Virtus sale e Tedino ricorre a forze fresche inserendo Ilari, Viero e Bombaggi per Martignago, Arrigoni e Costa Ferreira. Trocini si gioca le carte Mastro Pietro e Baclè, ma è sempre Perez il giocatore più insidioso. Iotti, per deviarne un cross basso, rischia l'autogol, carambola sul palo. Il Teramo non se ne sta solo sulla difensiva e al 39esimo una grande opportunità per lo 0-2 con Ilari, che raccoglie il cross di Santoro, controlla e spara quasi dal dischetto del rigore, ma Costa si salva distinto. Nel primo dei 5 minuti di recupero ancora sugli scudi Tomei, quando dice no al colpo di testa di Caporale a botta sicura. Finale concitato, Caporale trova il gol dell'1-1 un minuto dopo, annullato però per un precedente fuorigioco di Perez, e al 50esimo con Brian Costa nell'area teramana parte il contropiede del Teramo. Santoro serve a Bombaggi il pallone dello 0-2. La svolta forse è arrivata e la risalita in classifica può iniziare per il Teramo. A confermarlo dovranno essere le prossime due gare casalinghe con Casertana e Bisceglie.